Allora, prima di parlare d'altro dobbiamo completare il compitino che avevamo iniziato a darci, no, la lezione di martedì scorso, riguardo al calcolo dei cammini minimi. Ci eravamo detti proviamo a farlo in due modi diversi. In primo modo usando l'algoritmo di visita in ampiezza, che sappiamo che trova i cammini minimi nel caso ci sia un vertice di partenza, quindi un single source, un algoritmo di tipo single source, e nel caso in cui ovviamente gli archi siano tutti non pesati, eravamo arrivati a così, no? A pochi millimetri dalla soluzione, ma poi è finito il tempo, quindi vorrei solo commentare il punto in cui eravamo arrivati e i millimetri che ci mancavano a vederli insieme. Dopodiché proveremo, come aveva già detto la volta scorsa, usare effettivamente le classi di shortest path per questo problema e vediamo, diciamo, così, come la libreria invece ha risolto, ha formalizzato questo problema. Poi invece diciamo, introduciamo l'algoritmo, un argomento nuovo nella seconda ora. Allora, ricordiamo che noi eravamo giunti al punto di, diciamo così, selezionare due nazioni. E abbiamo deciso di compiere una visita del grafo, dall'Albania fino all'Armenia, fare una visita del grafo partendo dall'Albania andando a trovare tutti i nodi, no? Faccio il riassunto della puntata precedente. Quindi, di fatto, il metodo doComplete chiamava un metodo shortest path del modello a cui passava la città di partenza e la città d'arrivo. Questo metodo doveva, ingrandisco, questo metodo doveva restituirmi un cammino sotto forma di una lista di country, no, di nazioni da toccare una dopo l'altra. La scelta che abbiamo fatto per l'implementazione di questo metodo shortest path è quella di fare innanzitutto, calcolare innanzitutto tutti i cammini, sottinteso minimi, che partono da quella città di partenza. Poi l'abbiamo fatto con una visita d'ampiezza, lo andiamo a vedere, ma a livello più alto abbiamo un metodo che prende una nazione di partenza e mi restituisce tutti i cammini minimi. Come faccio a codificare i cammini minimi? Allora, detto così a parole, l'elenco di tutti i cammini dovrebbe essere una sorta di lista di liste. Cioè io posso avere 60 cammini, e allora ciascuno di questi cammini a sua volta è una sequenza di vertici. Quindi in teoria dovrei, detto così a parole, dovrei dire, ma io per avere un elenco di cammini, a ciascun cammino sarà rappresentato attraverso una lista e quindi avrò una lista di queste liste. E nel caso generale sarebbe così. Ma qui stiamo parlando di cammini minimi. Sui cammini minimi vale la proprietà che avete visto analizzando gli algoritmi dal punto di vista teorico la settimana scorsa, che ci dice che, detto in parole povere, che il cammino minimo, se il cammino minimo per arrivare al nodo B passa dal nodo A, allora quello è anche un cammino minimo per il nodo A. Quindi vuol dire che non sarà mai possibile che il cammino per arrivare a B passi da A e il cammino minimo per arrivare a A passi da un percorso diverso rispetto al percorso che ho fatto per arrivare fino a B. E quindi l'unica informazione che mi serve davvero per condensare tutti i cammini, la conoscenza di tutti i cammini minimi, è sapere per ogni vertice da quale devo arrivare. Perché poi a sua volta, una volta che sono sul nodo A, mi chiedo da dove sono arrivato per trovare il cammino minimo di A, Z, e allora quel percorso per arrivare a Z che io uso per arrivare ad A, che prima avevo usato per arrivare a B, è anche il cammino minimo per Z. Quindi quando sono su un vertice mi chiedo la stessa domanda, o meglio, due domande diverse hanno la stessa risposta. La domanda, se io sono sul vertice Z, qual è il cammino minimo per arrivare a Z? Oppure, qual è il cammino minimo passando da Z per arrivare a B? La risposta è la stessa. Passare da un determinato specifico nodo precedente di Z. Quindi la necessità di memorizzare informazioni sui cammini minimi è molto ridotta.
Non devo memorizzare questi cammini tutti uno separato dall'altro, perché tutti questi cammini inizieranno nello stesso modo, in un certo senso. E poi si biforcano a un certo punto, perché se devo andare verso B o se devo andare verso K, sono in due parti diverse del grafo. Ma fino al punto di biforcazione il cammino è uno solo. Quindi ho un'informazione che non è una complessità n quadro, come potrebbe essere una lista di liste, ma è una complessità lineare. Per ogni nodo, dimmi qual è il suo predecessore. E questo è ciò che abbiamo fatto la volta scorsa creando questa mappa che ho chiamato Father, che registra per ogni vertice qual è il vertice precedente nell'albero dei cammini minimi. Quindi questa cosa l'abbiamo potuta fare solo perché valeva quel lemma della settimana scorsa, no? Quel teoremino che diceva, dato un vertice, il cammino minimo per quel vertice passa anche, è anche cammino minimo per il vertice che lo precede. Grazie a quello abbiamo potuto usare questa struttura dati che forse la volta scorsa ho chiamato ad albero rovesciato, perché di fatto è un albero, ma la direzione dell'informazione che ho registrato a livello della mappa è una direzione dal figlio verso il padre, per ragioni, dicevamo già, di comodità, perché dal figlio verso il padre ho semplicemente una e una sola riferimento, perché ogni nodo ha sempre un solo padre in un albero, mentre invece potrebbe avere più figli. E quindi è più comodo memorizzare il singolo padre che non la lista di figli, è proprio questione proprio di comodità di codice, no? Perché sennò basta semplicemente invertire le frecce. Allora, vi sto rappresentando questo grafo dove le frecce sono al rovescio, no, rispetto all'albero di visita, ma questo non mi preoccupa più di tanto. Allora, se siamo convinti del significato di questa mappa, diventa anche facile trovare il cammino minimo dalla città di partenza alla città di arrivo. Finora questa città di arrivo non l'abbiamo ancora usata. Non è stato utilizzato questa variabile, il valore di questa, perché abbiamo fatto una visita in ampiezza partendo dalla città di partenza. Adesso a questo punto ci sono due casi. Che in realtà qua non ho forse gestito bene, ma lo vediamo. Questo codice non l'abbiamo ancora scritto la volta scorsa, e quindi lo commentiamo insieme. La città di arrivo può essere raggiungibile o no dalla città di partenza. Nel caso in cui sia non raggiungibile, vorrà dire che quella città di arrivo non è stata trovata dall'algoritmo di visita e quindi non compare tra le chiavi di questa mappa. Scusate, la mappa rappresenta l'albero a rovescio, quindi la chiave è il nodo che sta sotto e il valore, key value, no, il secondo country è il nodo padre. Quindi tutti i nodi raggiungibili devono essere una chiave di quella mappa, chiave a cui corrisponde il valore che è il nodo radice precedente, il nodo precedente, il nodo padre, eccezione fatta ovviamente per la radice dell'albero, cioè per il nodo country start, il cui father è nullo perché essendo lui la radice non ha un padre. Quindi i nodi visitati li ho persi? No, non li ho persi, sono il key set di quella mappa. Quindi la prima cosa che dovrei fare è vedere se la country end fa parte di quella key set oppure no, cosa che oggettivamente non ho fatto. È una dimenticanza mia, ma la correggiamo in fretta. Dopodiché, se non è raggiungibile, vuol dire che io ho fatto tutto il lavoro per niente per modo di dire, perché non potevo saperlo a priori che non fosse raggiungibile, e quindi ti dirò, guarda caro mio, non esiste un cammino. Ma se il cammino esiste, come faccio a ricostruirlo? Allora, posso ricostruire risalendo all'indietro il mio albero rovesciato. Perché io ho la country di arrivo e dalla country di arrivo, attraverso la mappa, posso, country arrivo che diciamo che è l'ultimo anello della catena, l'ultimo passo del percorso, l'arrivo. Dall'ultimo passo risalgo al penultimo. Father.get di C, father.get di countryEnd è il penultimo passo.
se il penultimo passo è un'altra country, il father.get di quella sarà il passo ancora precedente, il terzo ultimo, e così via. Quindi io itero questa istruzione di questo genere, c uguale father.get di c, cioè dato un nodo passa al padre, dato il padre passa al suo padre, dato il suo padre passa al suo padre ancora. Parto dall'arrivo, dal nodo arrivo, e risalgo su. Sì, dimmi. Sì. Lo facciamo come alternativa. Io ho pensato di proporvi prima, che questa è stata lunga, se vogliamo, perché è un esempio di diciamo così, modificare il funzionamento di una visita. No, ci possono essere dei casi in cui tu devi fare una visita, ma mentre fai la visita fai cose diverse. E quindi l'operazione di rovesciare il percorso, eccetera, servono anche in altri contesti. Questo problema specifico, infatti lo facciamo tra un quarto d'ora, si faceva più in fretta a usare uno degli algoritmi di short response esistenti, certo. Dicevamo, risalgo fino alla radice, fino a quando ci dia solo null, cioè ho trovato la root. Che cosa trovo in questo modo? Io trovo una dopo l'altro tutte le country della mia sequenza che compone il cammino minimo. Le trovo in ordine inverso. Per ribaltare l'ordine, il modo più comodo, il primo che mi è venuto in mente, è quello di creare una lista e aggiungere gli elementi via via che li incontro, non in coda, ma in testa alla lista. Quindi ogni volta lo metto davanti e quindi nella lista l'ultimo che ho inserito sarà il primo della lista. Il primo che avevo inserito sarà a questo punto finito in coda la lista, no? Tanto con una linked list aggiungere un testa non costa di più, anzi forse costa un pelino meno che non aggiungere in coda. Quindi queste tre righe di fatto cosa fanno? Visitano il grafo dal basso verso l'alto e costruiscono una lista in cui i vertici sono presenti in ordine inverso rispetto alla salita del grafo, cioè in ordine di discesa. E questa è la lista che voglio. Poi, ovviamente, la fatica della volta scorsa è stata sulla costruzione di questa mappa. Fatica forse non tanto concettuale quanto materiale, pratica, perché qui dentro ci siamo dovuti scontrare poi il codice che ho condiviso su GitHub, prima di condividerlo l'ho commentato per bene, quindi se volete andarvelo a riguardare dovrebbe essere chiaramente più comprensibile. Si basa ovviamente sull'azione di un listener che un pezzo per volta va a raccogliere un pochino di informazione che permette poi alla fine di costruire il mio father, questo get father che abbiamo ritornato qua. Quindi tutto il lavoro alla fine lo fa la classe listener che abbiamo fatto la volta scorsa insieme. Ma anche senza ripercorrere, no, fino, diciamo così, all'interno del listener. Questa era l'idea principale. E l'idea, la parte non scontata dell'idea era quella di rappresentare l'insieme dei cammini attraverso un albero inverso. Allora, tanto per darci soddisfazione, questo percorso esiste e per andare dall'Albania e all'Armenia devo passare dalla Grecia, poi dalla Turchia, poi dall'Armenia stessa. Se invece voglio andare in Australia, così vediamo subito cosa capita, mi dice che non c'è un cammino minimo tra Albania e Australia. In questo caso non mi ha neppure dato un'eccezione, perché in questo caso cosa è successo? Country end. Ho fatto il get di qualche cosa che non c'era nella mappa, mi ha restituito null e quindi non ho inserito nulla nella lista. Però in realtà è sbagliato perché mi ha comunque scritto Australia. Adesso qui va a capo male, scusate. Vediamo se posso controllare bene. Manca una capo.
Quindi se io l'ho fatto partire, se io scelgo Algeria e Austro-Ungarico, no, prendiamo qualche cosa, Cipro, una Cipro, un'isola poverina, Danimarca. Il cammino minimo tra Algeria e Danimarca è un percorso che scusate, ma ho lanciato la versione sbagliata perché non va a capo. No, più barra n. Dai. Ok, adesso. Cammino minimo tra Algeria e Congo, ovviamente un cammino che inizia con Algeria e finisce con Congo. Prima non lo vedevamo la nazione di partenza perché era scritta sulla stessa riga, non andavo a capo. Se io invece scegliessi, questo è un errore, uno stato come appunto l'Australia, che tipicamente non confina con l'Algeria, mi dice confine minimo tra Algeria e Australia, Australia è ovviamente sbagliato. Perché non esiste il cammino proprio, non è che è composto dallo stato di partenza. Quindi in realtà devo ancora correggere questo, non ci avevo pensato. Quindi qua devo dire che se la country end non è compresa nella visita, quindi if not father.keyset.contains di country end, ritorna nullo. Perché non è raggiungibile. Altrimenti faccio questo lavoro. Quindi questa cosa qui la posso anche spostare sotto. E quindi a questo punto anche il mio controller dovrà fare attenzione se questo path sia diverso da null. Può fare questo, ciò che faceva prima, altrimenti semplicemente dirò che questo cammino non esiste. Ok, così. È più corretto. Proviamolo solo, una piccola correzione per gestire il caso particolare. Quindi tra l'Afghanistan e l'Armenia c'è, ma con l'Australia cammino esistente tra Afghanistan e Australia. Quindi questo è il termine della prima possibile implementazione. Abbiamo trovato i cammini minimi andando a strumentare, no, osservare il funzionamento dell'algoritmo di visita in ampiezza. Adesso possiamo pensare di applicare, che sarebbe forse la prima scelta, di applicare uno degli algoritmi di ricerca di cammini minimi. Ad esempio, l'algoritmo di Dijkstra, non sono mai sicuro sulla pronuncia, che è pensato per questo, è tipicamente un algoritmo da un vertice verso tutti gli altri, no? Quindi single source, shortest path. Come implementazione alternativa. Tra l'altro questa implementazione alternativa, noi se siamo stati bravi a costruire bene l'applicazione prima,
dovremmo modificare solamente il modello, nel senso che il controller non dovrebbe accorgersi di nulla. Noi, il controller chiamava un metodo model.shortSpark. Adesso noi modifichiamo, creiamo un'alternativa a questo model.shortSpark e non dovremo toccare nulla. No? Questo è, perché per esempio è più semplice questo, ma è un caso in cui riusciamo, vogliamo riuscire a mantenere bene netta la separazione tra i livelli. Il metodo del controller ha parecchie righe, una ventina di righe, non è una cosa esagerata, ma non è neanche due righe da sole, ma queste righe al 90% gestiscono l'interfaccia utente. Prendono i dati, vedono se i dati sono corretti, se esistono, se sono validi, li stampano, formattano, gestiscono le anomalie. E di tutte queste righe una sola è quella che fa il lavoro. Tra l'altro non lo fa neanche lei, la delega al modello. Questo è il modo, diciamo così, corretto di pensare alla funzione di un metodo di controller. Prepara i dati per passarli al modello e poi recupera i risultati che arrivano dal modello e il grosso del suo lavoro è trasferire dati da e verso l'interfaccia utente. Poi il lavoro serio lo faccio fare al modello. Ancora, questa classe del controller non ha la minima idea, lo vedete dal codice, di come siano in realtà memorizzati il grafo, memorizzati i dati nel database o altro, eh? Non gli interessa minimamente. Interessa, in questo caso l'unica cosa che lui usa è la conoscenza del bean country. Tra l'altro senza neanche andare a prendere i suoi campi, i suoi valori. Cioè, l'unico metodo che usa il bean è toString, per capirci, no? Quindi meno ne sa, meglio è. Ok. Allora, noi vogliamo nel modello a questo punto provare a implementare una variante alternativa di questo shortest path che usa però l'algoritmo di Dijkstra, ad esempio. Allora, vediamo come si usa. Allora, andiamo a vedere la documentazione, come sempre, e dice, ho due costruttori possibili. Il primo riceve come parametro un grafo, un vertice di partenza, un vertice di arrivo. Quindi già gli devo dire quali sono i due vertici tra i quali mi interessa il cammino minimo. Poi in realtà lui internamente li calcola tutti lo stesso, ma... E l'altro costruttore ha un parametro in più, radius, che di fatto è un limite massimo al raggio. Questo dice, in questa implementazione posso dire, guarda, trovami il cammino minimo, ma se questi cammini diventano più lunghi di 100 non mi interessa più. Limita l'ampiezza della ricerca. Magari il grafo è molto molto grande e io voglio evitare che lui si perda ad analizzarlo tutto, quando poi avere una distanza di 100.000 km oppure avere due strati che non sono raggiungibili probabilmente è uguale, no? È equivalente. Quindi è un'interruzione della ricerca. E poi tra i metodi che mette a disposizione esiste, almeno salta all'occhio, un getPath e un getPathLength che mi dà, beh, getPathLength mi dice già la lunghezza del cammino e il getPath mi dà il cammino trovato sotto forma di una classe che non abbiamo ancora visto, graphPath, quindi andiamo a vedere com'è fatta. Quindi questo sembra veramente di potercelo cavare in due righe. Creo un Dijkstra shortest path, gli passo il grafo, vertice di partenza e vertice di arrivo, e poi chiamo getPath e vedo cosa mi restituisce. Vediamo come è fatto un graphPath, che è l'oggetto che mi viene restituito. Questo, vabbè, ovviamente è un'interfaccia, quindi l'oggetto vero non so che cosa sia, ma non mi interessa. Come è fatto questo oggetto? Beh, ha un metodo getStartVertex e un getEndVertex, mi dicono dove inizia, dove finisce il grafo, il cammino,
getGraph che, vabbè, mi restituisce il grafo iniziale, ma questo non... vedremo che ci serve. E poi non mi dà l'elenco dei vertici, bensì mi dà l'elenco degli archi, getEdgeList. In realtà getEdgeList, secondo me, me lo dava già quest'altro qui. E anche il metodo getPathEdgeList di DijkstraShortestPath già mi restituisce questa stessa informazione. Però questo è tutto insieme. Allora, perché sono cattivi? Perché se io chiedo il cammino, e quindi mi interessano il cammino tra vertici, mi restituisce un insieme di archi anziché un insieme, o meglio, una lista di archi anziché una lista di vertici? Secondo voi perché? E quindi noi dobbiamo fare del lavoro in più per ritrovare i vertici, che è ciò che ci serve, perché lui in realtà mi dà solamente gli archi. Perché a priori questo potrebbe essere anche multigrafo. Vedete che questo algoritmo lavora su Graph, che è la superclasse di tutte, l'interfaccia generica. Se questo fosse un multigrafo, sapere che io passo dal vertice A e poi il vertice B, quando magari tra A e B ci sono quattro archi diversi, non mi dice da quale arco devo passare. Voi mi dite, ma è ovvio, sarà quello che ha il peso minore. Ho capito. Però il cammino è definito in termini di sequenza di archi in un multigrafo. In un grafo semplice, la sequenza di vertici è in grado di determinare univocamente la sequenza di archi, ma in un multigrafo invece no. E quindi questo è il motivo, non è solamente sadismo da parte degli sviluppatori della libreria, motivo per cui il cammino è definito in termini di archi e non di vertici. Quindi in realtà il lavoro che dobbiamo fare è di andare a recuperare i vertici a partire dagli archi. Allora, proviamo a implementare, a usare questa... Ci implementiamo un metodo che abbia la stessa signature di quella di prima. Noi vogliamo rimpiazzarlo pari pari dentro il model, quindi lo chiamiamo così e quell'altro lo chiamiamo per il momento old, così si toglie dai piedi. E qui dentro cosa dobbiamo fare? Allora, il grosso del lavoro lo deleghiamo all'algoritmo, quindi ci sarà Dijkstra shortest path, crea un oggetto che è un punto che incapsula l'algoritmo, country, il mio grafo è sempre lo stesso, default edge, lo chiamo Dijkstra, sì. La parte difficile è beccare giusto le K e le J. Uguale, new, Dijkstra shortest path, a cui devo passare il grafo, qui sono dentro il model, quindi graph ce l'ho già come istanza, e il vertice di partenza, il vertice di arrivo. Il vertice di partenza si chiamava country start, il vertice di arrivo si chiamava o si chiama country end. Con questa chiamata, nel momento stesso in cui costruiamo questo signore, abbiamo già calcolato i cammini minimi. Adesso non ci rimane che analizzare il risultato e convertirlo in ciò che dobbiamo restituire, cioè una lista di country. Quindi diciamo che il risultato lo possiamo estrarre, l'intero risultato è un graph path, sempre di key country, virgola default edge, lo estraggo dal punto get path.
E adesso devo analizzare questo oggetto path per estrarne, no, la lista di country che devo restituire al mio chiamante. Anche qua la prima domanda che mi faccio è: ma esiste questo cammino? Cioè i vertici sono raggiungibili? Allora, questo lo possiamo vedere subito andando ad esempio a interrogare il signor Dijkstra e chiedendo: ma senti, ma la lunghezza, come si chiama? Get path length. No, andiamo a leggere la documentazione. Cosa dice se non esiste? List of edges or null in no path exists. Eccolo qua. Mentre invece nel caso di get path length, se il è un double, se il path non esiste, ritorna invece questo valore double.positive infinity. È come dire, se la distanza, se non è raggiungibile, io dico che la distanza è infinita. Direi che preferisco questo test, che non l'altro col double positive infinity, che è molto meno leggibile. Alla fine è la stessa cosa, ovviamente. E quindi noi andiamo a controllare questo, scusatemi, ma andiamo a vedere se path uguale null, allora ritorno null a mia volta. Altrimenti vuol dire che il path c'è e devo ricostruire la lista di country. Quindi faccio la stessa cosa che facevo prima, mi inizializzo, qui però non posso più chiamare path, la chiamo vertici. Una lista in cui dovrò travasare le informazioni sui vari vertici. Allora, come faccio? Devo navigarmi il path. L'oggetto path, cosa mi dava? Torniamo all'oggetto path. Mi dà il modo per trovare il grafo di partenza, cioè il vertice di partenza, quindi parto da lì, estraggo il vertice di partenza e poi da ogni vertice ripetutamente vado a estrarre il vertice successivo, andando a navigare questa lista di archi. Quindi in realtà l'iterazione che farò sarà sugli archi, perché è ciò che mi dà il path. Però di ogni arco dovrò prendere uno dei due estremi dell'arco e aggiungerlo alla lista. Quale dei due estremi dell'arco? Quello diverso da quello che avevo già visto. Qui uno dopo l'altro ho gli archi, ogni arco è una coppia di vertici. Quindi mi dice il primo arco va tra il vertice A e il vertice B. Ok, cosa vuol dire? Beh, se il vertice di partenza era A, allora vuol dire che devo passare da B. Se il vertice di partenza era B, allora vuol dire che devo passare da A. Quindi io devo sempre tenermi traccia di qual era il vertice precedente che ho visto. Country previous uguale country start. All'inizio ovviamente la città precedente sarà quella di partenza. Oppure se vogliamo essere più generali, noi sappiamo che è questa, ma se vogliamo più in generale, ci facciamo dare dal path il suo vertice di partenza. È uguale, sappiamo già qual è, non gli abbiamo passato noi, però in questo codice così è più riusabile. Una volta che ho definito questo, allora è più facile perché io dovrò prendere come vertice la prossima. La posso estrarre dall'arco andando a prendere il vertice dell'arco opposto rispetto a quello precedente. Quindi, se non sbaglio, c'è già un metodo
si chiama dentro graphs, che è la classe di utilità, getOppositeVertex, a cui passo un grafo. Qual è il grafo? Ebbè, path.getGraph. Un arco, che è questo qui su cui stiamo iterando, e il vertice precedente. Allora, vado a capo così si legge meglio. Per ogni arco che scopro, che fa parte del cammino, trovo il vertice di destinazione andando a cercare il vertice opposto a quello precedente sull'arco che mi viene restituito, che mi è stato detto facente parte del cammino minimo. E poi ovviamente vado avanti, nel senso che a questo punto, all'iterazione successiva, quello che era il prossimo diventa il precedente e vado avanti così, fin tanto che ci sono archi. Ovviamente, man mano che vado avanti su questo, devo registrarmi i vertici che vedo nella lista che dovrò restituire al mio chiamante. Quindi, sia il primo, sia tutti quelli nuovi che scopro. Vertici.add di next. E alla fine di questa iterazione potrò restituire i vertici al mio chiamante. Diciamo che questo metodo sta tutto in questa videata in cui il lavoro viene fatto tutto sulla prima riga e tutto il resto sono operazioni per andare a convertire il risultato che è già stato calcolato nel formato che ci serve, cioè lista di vertici. Ok? Ah, parole ci convince, vediamo se funziona. Allora, abbiamo chiamato il metodo nel stesso modo di quello di prima e quindi dovrebbe, a questo punto il controller chiamare questo metodo. No, devo lanciare il main, non il model. Allora, Albania e l'Armenia. Mi dà lo stesso risultato, sappiamo già che l'Australia non dovrebbe essere raggiungibile, la Bavaria non esiste più, il Brasile non è raggiungibile, ma magari dalla la Bolivia confina, se non sbaglio, però prendiamo l'Argentina, anche confina, prendiamo il Canada. C'è già un giretto da fare, questo no, ho sbagliato. Da Canada a Brasile, vabbè, c'è questo cammino. È identico a prima, l'output è identico a prima. Dobbiamo convincerci che sta usando il metodo nuovo e non il metodo vecchio, perché non è cambiato giustamente nulla. Se non fosse la fatica da parte nostra, perché alla fine ce la siamo cavata con queste righe, 10 righe o quante sono, senza doversi aggiungere ovviamente l'iteratore e cose simili. E la cosa analoga se usassimo altri tipi di oggetti per il calcolo di cammini minimi. Ecco, un metodo che non avevamo ancora visto, che ci forse poteva semplificare ancora un pochino, ma non molto, è che questa classe Dijkstra ha anche un metodo statico che si chiama findPathBetween. Metodo statico significa che non devo creare il nuovo oggetto, ma semplicemente chiamerò il metodo, farò Dijkstra shortspath VE, quindi vertice edge, punto findPathBetween,
e gli passo direttamente il grafo, il vertice di partenza e il vertice di arrivo, e mi restituisce la lista di archi. Neppure l'oggetto path, direttamente la lista di archi, che di per sé forse è un pochino più scomodo, perché almeno il path aveva dentro di sé l'inizio e la fine da interrogare per poter estrarre. Quindi, però mi permetteva di ridurre da due righe a una queste. Non è una grande differenza. Metodi che mi diano già l'elenco dei vertici non li ho. Graph c'è qualcosa? Che converte lista di vertici in lista di archi? Buono a sapersi. Cos'era? Questa qui? Ottimo. Non lo avevo mai trovato. Quindi giustamente grazie al suo suggerimento dice che tutto il lavoro che abbiamo fatto è inutile, o meglio, è inutile in questo caso specifico perché se dobbiamo fare qualcosa di diverso è sempre bene sapere come si fa, perché esiste già una funzione di utilità che mi permetterebbe di scrivere che la mia lista di vertici me la faccio calcolare direttamente dal metodo graphs. E tutto ciò che c'è sotto non serve più. Può darsi che questo null possa anche sopravvivere, cioè nel senso che se passo null mi restituisce null. Quindi, se ci fidiamo di questo metodo, dovrebbe anche qua continuare a funzionare. Dice il proverbio che è sempre meglio spendere 10 minuti in più a leggere la documentazione che un'ora a implementarsela da soli. Giustamente, cioè si è cavata con una riga. Quindi grazie per il suggerimento. Gli altri algoritmi, anche qua sono implementati gli algoritmi che avete visto nella parte di teoria, ad esempio l'algoritmo di Floyd Walsh-Salters path, ma guardateli sempre con attenzione perché ognuno ha un'interfaccia leggermente diversa dalle altre. Cioè, a differenza degli algoritmi di visita, in cui visita in ampiezza e visita in profondità hanno esattamente gli stessi metodi, ma ovviamente hanno algoritmi sottostanti diversi, qui sono algoritmi che sono stati aggiunti da persone diverse alla libreria. E quindi ognuno l'ha costruito in un modo anche leggermente diverso dagli altri. Ad esempio, vedete che Floyd Warshall, a parte il fatto che ovviamente trova tutti i cammini minimi, e non solamente quelli da un vertice ben preciso di partenza, ha come costruttore solamente il grafo, e quindi ovviamente non il vertice di partenza e di arrivo, e poi i metodi sono leggermente diversi: get shortest path, dati due vertici mi dà il cammino minimo tra questi due, get shortest path con S plurale mi dà tutti i cammini minimi come collection di cammini, oppure tutti i cammini che partono da un determinato vertice. Oppure get shortest distance mi dice direttamente qual è la distanza, cioè la somma dei pesi incontrati tra due vertici, senza necessariamente dirmi qual è il percorso da fare. L'altro algoritmo che abbiamo visto, che era quello di Kruskal, no, non è mio, come si chiamava? Shortest path. Allora, vedete che i shortest path ci sono. Questo altro oggetto che k shortest path che mi dà solamente i k più brevi, quindi non me li calcola tutti. Poi posso avere. Dov'è? Sono qua. Allora,
Voglio cercarlo in questa finestra. Niente. Bellman Ford, eccolo qua l'altro. Cioè Firefox non mi fa cercare nella finestra che voglio. Bellman Ford è un altro algoritmo che tra l'altro è in grado già anche di gestire i cammini contenenti archi con peso negativo. Di nuovo ha un modo diverso di essere costruito. In questo caso gli passo solo il vertice di partenza e non il vertice d'arrivo. Quindi fanno la stessa cosa, implementano cose simili, ma l'interfaccia, il costruttore, i tipi di metodi da chiamare sono leggermente diversi. Per dirne una, questo Bellman Ford richiede il vertice di partenza e non quello di arrivo, e quindi avrà un get path che si chiama get path edge list, di cui passo il vertice di arrivo, oppure solamente la lunghezza del path. Vi ricordate in quello precedente la lunghezza del cammino si chiamava, se non sbaglio, get weight o path weight, e qui invece si chiama get cost. Quindi c'è un po' di disuniformità in questi metodi. Alla fine fanno le stesse cose, ma bisogna sempre andarselo a leggere per capire come lavorano. Qui parla di numero massimo di hop, nell'altro caso invece parlava di diametro del grafo, che per indicare la distanza massima a cui muoversi. Ma a parte queste piccole differenze, essenzialmente, se riusciamo a ricondurre il nostro algoritmo, il nostro problema, a uno degli algoritmi noti, ovviamente possiamo sfruttare il lavoro che faceva la libreria. Altrimenti si lavora a mano, ovviamente, si lavora direttamente attraversando il grafo cercando le soluzioni. Ok. Allora, se non ci sono altri dubbi su questo, io chiuderei l'esercizio. Chiudiamo anche l'applicazione e inizierei per il momento un nuovo argomento su cui poi andremo a lavorare. È un'ora un po' strana. Cominciamo per presentarlo dopo, preferite che facciamo intervallo adesso mentre cambiamo argomento e poi andiamo più avanti dopo? Cosa preferite? È uguale, cominciamo, via, finché siamo ancora svegli. Allora, finora abbiamo parlato di cammini. Cammino che esplicitamente va da un punto a un altro. Per ora abbiamo lavorato con un grafo non pesato, ma il lavoro da fare è lo stesso anche se il grafo fosse pesato. La prossima volta cambieremo esempio, non faremo più le country in modo da poter avere anche dei pesi su cui lavorare. Il problema successivo che ci si pone sui grafi, è che purtroppo per noi è molto più complicato, può essere molto più complicato, dipende dai casi che andremo a vedere adesso, è quello dei cicli. Che se ci ricordiamo è il problema su cui è nata la teoria dei grafi, no? Fare il giro della città sui sette ponti di Königsberg. Allora, un ciclo abbiamo già definito che cos'è. Un ciclo è un insieme, un sottoinsieme di archi. Di nuovo usiamo il termine archi perché così portiamo dentro anche l'eventualità che il grafo possa avere archi multipli. Un sottoinsieme degli archi del grafo che forma un cammino. Dire che forma un cammino vuol dire che di questi archi la fine di uno coincide con l'inizio di quello successivo. Quindi forma un cammino continuo in modo tale che il primo nodo del cammino corrisponda all'ultimo. C'è un cammino chiuso sul grafo. Parto da un vertice, attraverso un certo numero di archi e poi mi ritrovo nel vertice di partenza. Questa è la definizione di ciclo, in generale, la più generale che possiamo avere. Non è quello che normalmente ci interessa. A noi interessa magari
un ciclo, beh qui non c'è la definizione, scusate, a noi interessano soprattutto i cicli semplici. In questa definizione è permesso passare 2, 3, 4 volte dallo stesso vertice, purché entriamo e usciamo da archi diversi. Perché in questo caso sarebbe un cammino che si autointerseca, no? Che riusa lo stesso vertice. L'importante è che non riusi gli stessi archi, perché visto che di archi parla di insieme di archi, in un insieme gli elementi non possono essere ripetuti, ma i vertici sì. A noi interesserà normalmente un ciclo semplice, in cui lo stesso vertice viene usato una volta sola, al massimo una volta, ossia il ciclo non si autointerseca. Ma all'interno dei cicli ce ne sono alcuni particolari. Ad esempio, possiamo pensare a un ciclo in cui vengano toccati tutti i vertici. E se è un ciclo semplice che tocca tutti i vertici, vuol dire che li tocca tutti esattamente una volta sola. Tocca tutti, quindi non lascia fuori nessuno, ma non passa mai due volte dallo stesso, se il ciclo è semplice. Quindi qui ci sono alcuni esempi di grafi con una manciata di vertici su cui è evidenziato in rosso un ciclo hamiltoniano. Quindi il ciclo hamiltoniano è un ciclo che tocca tutti i vertici una volta sola e ritorna al punto di partenza. Questo Questi grafi qua sono carini perché sono molto simmetrici, per cui vediamo subito che di questi cicli hamiltoniani ce ne sono tanti. Pensate il primo, voi ruotate di 3/4, 2/3 di giro questa figura e ne trovate un altro, lo ruotate ancora e ne trovate un altro ancora, diverso. Per cui in realtà vedremo che nascono subito due sottoproblemi. Il primo è, dato un grafo, esiste un ciclo hamiltoniano? E il secondo problema è, se esiste, e se magari ne esiste più di uno, qual è quello di costo minimo? Di lunghezza minima? Questo sono le due domande che ci poniamo sui cicli. Quindi il cammino hamiltoniano è la versione semplificata, questa è un'altra definizione, leggermente diversa, un cammino hamiltoniano, non più un ciclo. È un cammino che tocca tutti i vertici, ma ho tolto il requisito che debba ritornare al punto di partenza. Quindi io mi accontento di toccare tutte le città del mondo, se poi non torno a casa fa lo stesso, perché magari il punto di arrivo mi piace e continuo a vivere lì. Questo ha senso se io magari ho un sistema che deve fare un certo numero di lavorazioni e ho dei vincoli sull'ordine in cui possono essere fatte, devo trovare un cammino che le faccia tutte, però ovviamente trovare l'ordine migliore in cui farle tutte, tenendo conto dei vincoli di ordine, ma alla fine non torno a rifare la prima lavorazione, avrò finito in un punto d'arrivo diverso dal punto di partenza. Il problema del cammino hamiltoniano è diverso, ma in realtà non è, dal punto di vista algoritmico non è più semplice del ciclo. Poi ci sono altri tipi di cammini o cicli che invece prendono i nomi da Eulero, li chiamano cammino euleriano o ciclo euleriano, che ragiona sugli archi anziché sui vertici. Quindi un cammino euleriano o a passeggiata euleriana è un percorso che usa gli archi del grafo, tutti gli archi del grafo, esattamente una volta ciascuno. E nel caso in cui io ritorni al punto di partenza, quindi questo insieme di archi, mi permette di tornare al punto di partenza, parliamo ovviamente di un ciclo euleriano. Quindi, mentre nel caso hamiltoniano l'abbiamo definito come un sottoinsieme degli archi del grafo, perché non uso tutti gli archi, uso un sottoinsieme di archi che mi permette di raggiungere tutti i vertici. Anzi, ti so già dire quanti archi devo usare. N, se N sono i vertici.
in un ciclo hamiltoniano, non l'ho detto prima, ma se ho quattro vertici avrò quattro archi, userò quattro archi rispetto al numero totale di archi, sempre un sottoinsieme. Qui abbiamo un grafo con otto vertici, il ciclo hamiltoniano, se esiste, ha otto archi, punto, non si scappa. E il cammino hamiltoniano ha sette archi, perché manca l'ultimo, manca il ritorno a casa. È fisso, no? La lunghezza di questo cammino. Nel caso dei cammini euleriani, invece uso tutti gli archi, non solamente un sottoinsieme. E toccherò i vertici, beh, tendenzialmente anche più volte, no? Lo stesso vertice può essere toccato più volte, perché altrimenti di solito non ce la faccio. E quindi il problema dei ponti di Königsberg, che avevamo visto all'inizio quando abbiamo cominciato a parlare di grafi, altro non è che una formulazione della ricerca di un ciclo euleriano, dove il grafo ha come vertici le aree di terra emersa, quindi le due sponde, le due isole del fiume, della città, scusatemi, e come archi i ponti. Allora, c'è un teoremino facile, facile, che dice che un grafo connesso, perché ovviamente se è sconnesso non potrò pensare di visitarlo tutto, ma se il grafo è un connesso ha un ciclo euleriano, se e solo se tutti i vertici hanno grado pari. Che sembra banale. Allora, grado pari cosa vuol dire? Vuol dire che il numero di archi che entrano o che escono è pari, non è dispari. E ha senso, no? Perché se devo fare un giro senza passare due volte dallo stesso arco, se ho due archi, da uno entro e dall'altro esco. Se ne ho quattro, vabbè, passo due volte da quel nodo. Entro dall'uno, esco dal due, entro dal tre, esco dal quattro. Ma se ho tre archi, non potrò, entro dall'uno, esco dal due. E poi il terzo non lo posso usare, perché se lo uso per entrarci non ci riesco più, non esco più senza poter riusare uno degli archi che avevo già usato. E se non ci esco da quel vertice non riesco a ritornare al vertice di partenza. Quindi questo è un teorema se e solo se. La parte solo se è facile. È ovvio vedere che se ho un numero di vertici dispari non potrò costruire un ciclo euleriano. La parte se è un pochino più complicata, che sia sufficiente avere un numero di archi pari per rendere possibile costruire un grafo euleriano. Questo è un po' meno ovvio. Io potrei magari studiare, immaginarmi un grafo dove gli archi sono pari, ma alla fine resto comunque imbottigliato e non riesco a tornare a casa. No? Allora, questo qua lo vediamo, perché è vero anche l'altra metà. Allora, questo teorema risolve immediatamente il problema dei ponti. Il problema dei ponti è uno di quelli proprio sfortunati da questo punto di vista, perché i gradi degli archi sono rispettivamente 5, scusate, 3, 3, 3 e 5. Ce ne fosse uno solo che ha grado pari, nessuno. E quindi non è possibile fare la passeggiata su Königsberg a meno appunto di bruciare un ponte o costruire uno nuovo. In realtà bruciare un ponte non ne basta uno, perché visto che abbiamo 5 quattro nodi, tutti e quattro con i vertici e con i gradi dispari, dovremmo modificare almeno due archi. O aggiungerne due o toglierne due, o aggiungerne uno e toglierlo dall'altra parte, e viceversa. La versione debole del teorema ci dice: se io voglio un grafo, semplicemente un cammino euleriano, scusate, non un ciclo, quindi non ho l'obbligo di tornare a casa, allora la condizione sui vertici di grado pari deve valere su tutti tranne due, e i due saranno quelli che scelgo come punto di partenza e punto d'arrivo, chiaramente. Allora, dal punto di partenza devo solo uscire, e quindi uso l'arco di grado dispari. Poi vediamo gli algoritmi che ci fanno vedere come costruirli, da cui capiamo anche perché vale questo teorema. Dopodiché, come sempre, questi problemi sono generatori di famiglie di problemi, sono definizioni generali da cui poi nascono vari sottoproblemi.
Allora, i problemi, diciamo, classici, no? Da libro, da definizione, fanno riferimento a grafi non pesati. Finora abbiamo visto dei grafetti in cui non c'era il peso sugli archi, gli archi non erano etichettati. Perché nella versione classica la domanda è: esiste il ciclo? Esiste un ciclo hamiltoniano? Esiste un ciclo euleriano? Il fatto che l'euleriano è facile, abbiamo capito la regoletta per verificarlo, basta contare i gradi. L'hamiltoniano non vi ho ancora detto come si fa a verificare se esistono, ok? Se esiste, allora troviamone almeno uno. Perché ad esempio noi abbiamo, non ancora dimostrato, ma quasi, che sappiamo dirti quando un ciclo euleriano esiste, ma non ti ho ancora detto come fare a trovarlo, come fare a disegnarlo, a costruirlo. Oppure, quindi, se esiste un ciclo hamiltoniano o euleriano, a seconda dei casi, trovalo. O eventualmente trovali tutti, se ne esiste più di uno. Il trovalo tutti mi serve perché magari non sono tutti equivalenti in base ad altri criteri e quindi devo scegliere quello migliore. Questo sui grafi non pesati, se non ho il peso. Se aggiungo i pesi, vabbè, il problema si modifica. Se il grafo fosse un grafo pesato, anche qui ho il problema ovviamente di chiedermi se il ciclo esiste, se esiste un ciclo hamiltoniano tipicamente. Allora, nei problemi pratici uno si accorge che quando ha problemi di ciclo hamiltoniano quasi sempre il grafo è un grafo completo, cioè il grafo completo, ricordiamoci, ha tutti gli archi che potrei immaginare, quindi il ciclo esiste di sicuro. Cioè, ci sono molti casi in cui un ciclo hamiltoniano esiste di sicuro, e tutti i grafi completi, di sicuro esiste il ciclo hamiltoniano. Quello euleriano dipende dal numero di vertici, se pari o se dispari. Quindi il problema non è tanto vedere se esiste, e neanche magari trovarne uno, perché se il grafo è completo io metto i vertici in ordine alfabetico, quello fa un ciclo, cioè fa un commino. Tanto A, B, C, D, se il grafo è completo A è collegato a B di sicuro, B è collegato a C di sicuro, Z sarà collegato a A di sicuro perché il grafo è completo, e quindi qualunque permutazione di vertici io scelga costituiscono un ciclo hamiltoniano, perché li tocca tutti una volta sola. Ma la cosa interessante non è trovarne uno in un grafo pesato completo, ma trovare il migliore, quello con peso minimo. Poi ovviamente il caso più sfortunato di tutti è quello di avere un grafo pesato che non è neanche completo. E quindi ho il doppio problema. Prima di riuscire a trovarlo, cioè non è banale trovarlo, quindi enumerarli, trovarli tutti e poi tra questi scegliere il migliore. Quindi sono problemi di complessità crescente. Grafi non pesati, trovare se esiste e poi enumerarlo. Grafi pesati, nel caso semplice del grafo completo, è facile trovarli. È difficile trovare l'ottimo, oppure nel grafo pesato non completo è difficile sia trovarli sia trovare l'ottimo. Poi cercheremo di quantificare il difficile andando a vedere gli algoritmi che li trattano. Allora, queste sono finora appunto definizioni che lasciamo ad altri. Ma adesso invece gli altri siamo noi e dobbiamo prendere in mano queste definizioni e chiederci, ok, ma come li calcoliamo questi cicli? Se ci servono. Allora, partiamo da quelli facili, quelli euleriani. Le euleriane abbiamo detto che a priori sappiamo dirti già subito se sono fattibili o no, se sono trovabili o no, se esiste o no almeno un ciclo euleriano. Quindi supponiamo che esista, sapere che esiste, e quindi che tutti i vertici hanno un grado pari. Allora, questo signore, dal nome non tanto pronunciabile, ha detto: guarda, c'è un algoritmo molto semplice. Prendi un qualunque vertice di partenza e muoviti a caso. Cioè, muoviti a piacere, diciamo, non necessariamente a caso.
Quindi scendi un scegli un cammino di archi a piacere tuo, fino a quando a un certo punto tu guarda, ti ritrovi di nuovo sul vertice di partenza V. Quindi vai così, vaghi nel grafo e a un certo punto ritorni al punto di partenza. A questo punto ci sono due casi. Ah, ovviamente mentre vaghi devi evitare di passare dagli archi da cui eri già passato. Ho dimenticato di dirlo, ma è una parte importante questa. Vaghi attraverso gli archi del grafo, non passando mai due volte dallo stesso arco, quindi solo ricordarti le strade che hai già fatto, e poi vaghi e ti fermi solamente quando arrivi e torni al punto di partenza V. Non vaghi per l'eternità, ovviamente, perché il numero di archi è finito. Se ad ogni passo ne consumo uno, al massimo dopo numero di archi passi, mi fermo. Okay? Ma c'è una cosa strana di tipo fino a quando non ritorno a V. È possibile sempre tornare a V, anche senza che io abbia la cartina, la guida, il navigatore che mi ci porta? Sì. Sì, perché innanzitutto non è mai possibile rimanere bloccato in un vertice, proprio per la proprietà di grado pari dei vertici. Quindi se io sono su un vertice e mi sposto su un altro, io da quell'altro potrò uscire, non rimarrò bloccato su quell'altro. Perché quel vertice avrà sempre almeno due archi liberi, o ne ha di più, ma almeno due, non avrà mai uno solo, per cui ci vado e rimango imbottigliato. E quindi se sono arrivato su un vertice, io posso sempre andare su quello successivo. E vado avanti fino a quando non esaurisco tutti i vertici. Quindi a un certo punto, sempre per la proprietà dei vertici pari, del grado pari, formerò un ciclo. Formo un ciclo, cioè ritorno su un vertice che avevo già visto. Solo che se quel vertice che avevo già visto non era il vertice di partenza, se ci arrivo ho anche un arco per uscirne. Fatemi fare un disegno. Io parto da V, ok? Poi faccio un cammino a caso sul mio grafo. Se per caso a un certo punto tornassi a un nodo precedente, la proprietà di gradi di tutti i vertici di grado pari mi dice che di sicuro c'è un altro arco che esce. Quindi posso andare non solo dove porta quest'arco, magari porta qui, ma se porta qui c'è un altro che esce. Dove porta? Non so, magari porta qui. Ma se porta qui c'è un altro che esce. Quindi posso sempre andare avanti. Tranne quando torno su V. Perché su V, che anche lui aveva ovviamente il numero pari di archi uscenti, uno l'ho già usato. Quindi quelli disponibili sono rimasti in numero dispari. Quindi matematicamente io ho garantito che l'algoritmo finisce, perché consumo un vertice alla volta. E anche matematicamente ho garantito che su tutti i vertici che non sono V non rimarrò intrappolato. La conseguenza qual è? È che l'unico modo di rimanere bloccato è tornare su V. E prima o poi succederà. È questa proprietà strana di avere due numero pari di vertici che fa sì che questo debba per forza succedere. Allora, a questo punto io torno su V, ho chiuso il percorso. A questo punto ho due casi. O nel mio girovagare e poi tornare su V, ho toccato tutti gli archi, perché ho fatto proprio un giro lungo, e allora ho finito. Se no, vorrà dire che ho toccato alcuni archi, ma me ne rimangono ancora altri da toccare. Perché io di sicuro ciò che ho fatto è un cammino
è euleriano, non euleriano, un cammino chiuso, ma non necessariamente euleriano perché non è detto che tocchi tutti gli archi. Ma allora a questo punto cosa faccio? Guardo il mio cammino e dico, esistono degli altri vertici che hanno ancora degli archi da essi uscenti che non ho usato nel giro precedente? Nel mio disegno sì, ci sarebbero i nuovi di prima, per cui dovrei partire a fare un altro giro da questa parte, oppure magari quest'altro, non so, di primo. Allora, quello mi dice, scegli il via caso, fai un cammino a caso e fermati quando torni su di. Poi osserva il grafo e guarda, quali sono i vertici, gli archi che non hai ancora usato? Oh, guarda, c'è questo. Allora partiamo da questo e andiamo avanti. Facciamo la stessa cosa. E poi mi fermo di nuovo quando ritorno su questo di primo. Ovviamente tutti gli archi di prima non li posso più riusare, li ho già toccati, quindi come se li cancellassimo dal grafo. E quindi aggiungo un altro pezzo. Poi mi chiedo di nuovo su quello che è rimasto, esistono ancora degli archi che non sono stati usati? Se sì, parto da questi e vado avanti. Ma se esistono sono sempre da 2 a 2, per cui posso uscire e rientrare, quindi chiudere il ciclo. L'unico caso in cui non posso farlo è quando ci sono degli vertici dispari e allora rimango bloccato. Ma ovviamente in questo caso sappiamo già che il ciclo euleriano non può esistere. Okay? Qui non stiamo dicendo che il grafo sia completo, per cui c'è, bravo te, se il grafo è completo trovi sempre un cammino. No, il grafo non è completo, solamente grado pari. È una cosa che a me mette sempre a disagio, però purtroppo, cioè, purtroppo ragionandoci è vera, intuitivamente faticano sempre un po'. Quindi questo, se vogliamo, è l'algoritmo per punti. Lui parla di circuito, come dire, di ciclo, come sinonimo di ciclo, cioè un insieme di archi all'interno del grafo, chiamalo R1. Marca tutti gli archi di R1 come visitati. Nel caso in cui R1 contenga tutti gli archi del grafo, sei fortunato, altrimenti scegli un nodo qualunque su questo circuito di quelli che ho già visto, di quelli che hai già visto, e scegli su questi un arco incidente che non è ancora stato marcato. E a questo punto parti da questo altro nodo, uscendo da questo altro arco nuovo, e fai un altro circuito, e così via. E ripeti un po' quello che abbiamo fatto alla lavagna. E a un certo punto avrai mangiato tutto il grafo. Lui si preoccupa degli archi non ancora visitati a partire dalla parte di grafo che ho già visitato. Non si preoccupa di eventuali vertici che sono ancora non stati raggiunti. Non se ne preoccupa l'algoritmo. L'algoritmo dice, ok, io ho già visitato una parte di grafo, ma non l'ho ancora finita tutta perché ci sono dei vertici pendenti. I vertici, guarda, degli archi pendenti. I vertici che non ho ancora visto non li guardo. Non li guardo, perché tanto sono sicuro che li raggiungerò. O il grafo non è connesso, e se non è connesso non è euleriano, ma se è connesso, di sicuro li raggiungerò. Prima o poi, in uno dei miei giri successivi. E questo, vabbè, è un altro esempio di come funziona l'algoritmo. Qui hanno scelto come punto di partenza il vertice E, e ha girovagato, ha fatto E, G, H, J e poi è tornato su E. A questo punto è andato a prendere, ok, cosa rimane come archi da cui far ripartire la visita successiva? Beh, rimarrebbe EF oppure EI, oppure G ha già tutti gli archi usati, poi c'è HD, HC e HF e HI, sono altri quattro archi da cui eventualmente far ripartire la visita, da J invece non c'è nulla. Qui ha scelto di ripartire da HC, anzi HD, visto l'ordine con cui li elenca sotto. Quindi HDC e ritorna in H. E a questo punto di nuovo, quali sono gli archi ancora da usare? C'è DB, c'è DE, ne scelgo uno a caso e vado avanti. No? E quindi vedo che via via, questa è la versione successiva, quindi ha questo
parto da D, faccio D, B, A, C, E e D, e l'ho riempito tutto così. E poi mi rimane ancora di partire da E, allora farò E, F, G, I. E, scusate, E, F, H, I e torno su E. Alla fine c'è sempre un punto da cui ripartire e l'unico modo per fermarsi è aver esaurito tutti gli archi. Quindi trovare un circuito euleriano è un algoritmo relativamente semplice, di sicuro ha complessità polinomiale, perché si tratta di ripetere un numero di volte un'operazione. Numero di volte pari al massimo al numero di archi, poi ovviamente le operazioni al loro interno possono avere complessità non costante, quindi, ma non è esponenziale. E ovviamente dentro il nostro jgraph-t abbiamo una classe che si chiama circuito euleriano, andiamo a cercare, così vediamo come funziona. Euler Circuit, che semplicemente riceve un grafo non orientato, lui lavora solamente su, scusate, Euler Circuit è qua, un costruttore senza niente, senza parametri, e ha un metodo, due metodi, is Eulerian sì o no, cioè un booleano che mi dice se è euleriano oppure no. E nel caso in cui lo sia, ha senso chiamare il metodo getEuleryCircuitVertices, a cui passo un grafo che deve essere un grafo non orientato, e il metodo ritorna un elenco di vertici che rappresentano il ciclo euleriano del grafo. Di nuovo qua, è stato implementato in modo, secondo me, non tanto conforme, perché un ciclo euleriano è fatto soprattutto di archi, mentre lui me lo esprime in termini di vertici questa volta, list di V, neanche un graph path, una list di V. Il brutto della libreria jgraph-t è questo, che le classi un pochino più avanzate, quelle degli algoritmi, ragionano in modo uno diverso dall'altra, quindi bisogna andarsene a capire cosa aveva nella testa. Tra l'altro questa classe ha solamente metodi statici, quindi non si fa mai una new di questo oggetto, ma si chiama direttamente il metodo. Cioè non è moltissimo object oriented come approccio. E quindi di conseguenza su un multigrafo non so bene come leggere il risultato che mi fornisce. Però vabbè, come sempre, è una classe che implementa già questo metodo, abbiamo visto che la complessità di questo non ci spaventa. Purtroppo, come sempre succede nel mondo reale, questo problema dei cicli euleriani, che è facile da formalizzare, relativamente facile da risolvere, non serve quasi mai, tranne il rompicapo dei ponti di Königsberg, le applicazioni pratiche dei cicli euleriani, bisogna faticare abbastanza a riuscire a trovarle. Mentre invece, dopo la pausa vediamo l'altro problema, che invece è molto più complesso dal punto di vista algoritmico, ma ha molte più applicazioni pratiche, per nostra sfortuna. Allora, ci prendiamo un caffè per ritemprarci in attesa dei cicli hamiltoniani.